Ubriaco con una sahariana beige, un berretto verde e il volto coperto da una sciarpa chiara, ad accoltellare Vincenzo Spagnolo, 24 anni, tifoso del Genoa. L'omicidio fuori dallo stadio di Marassi. Vincenzo era con la sorella e gli amici. Andavano alla partita quando sono stati accerchiati da una quarantina di presunti tifosi milanisti. Impossibile identificarli, non avevano né bandiere né sciarpe. Dopo la rissa è rimasto Vincenzo sull'asfalto, con ferite all'addome. Non c'è stato nulla da fare, è morto al San Martino durante l'operazione chirurgica per una ferita alla regione pericardiale. Non si può morire a 24 anni per una partita di calcio, è riuscito a dire solo questo il padre di Vincenzo. Era in campagna con la moglie quando è arrivato al San Martino e ha scoperto la tragedia. Per tutto il pomeriggio è stato un susseguirsi di ambulanze, una decina i feriti, il più grave è Massimiliano Maggi, 18 anni, di Tortona, ha un trauma cranico e la frattura del setto nasale. Dopo la notizia della morte di Vincenzo, i suoi amici sono arrivati all'ospedale insieme ad alcuni tifosi che hanno abbandonato lo stadio, giovani, con i caschi e le sciarpe rosso-blu e negli occhi una disperazione infinita per una morte assurda a 24 anni fuori da uno stadio di...